Dottore Gambino, è stata inaugurata questa nuova sede della Questura per l'ufficio tecnico logistico, una struttura che era andata veramente, era in una condizione di degrado e che è stata recuperata dalla Questura. Guarda, questo è un fiore all'occhiello della Questura perché era una struttura demaniale, quindi senza possibilità di pagare affitti a nessuno, che andava recuperata. Recuperata, e siccome non c'erano fondi tali da poter interessare l'ufficio immigrazione, che è un ufficio con presenze di persone, che, un via vai di gente, abbiamo stabilito con il Dipartimento di fare un ufficio di natura logistica, che poi è l'ufficio che si occupa di tutta quella che sono le esigenze della Questura, quindi dalle macchine all'armamento, alle divise e quant'altro serve per poter portare per strada i poliziotti. E sicuramente con una spesa minimale di meno di 100.000 euro siamo riusciti a riattare questa struttura che era, come detto lei, degradata ormai, e grazie alla costante attenzione che il signor capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ha per questo territorio, che non si risolve solo nell'arrivo continuo e costante di risorse umane. A breve arriveranno altri 10 agenti in questi prossimi giorni, ma soprattutto anche in quella che è l'attività della logistica. E in questo, ripeto, un ringraziamento particolare al capo della polizia, ma un ringraziamento va alla direzione centrale dei servizi tecnico logistici, che ha seguito questo mio progetto un po' folle per certi aspetti, perché con pochi soldi siamo riusciti a ottenere questo bel risultato. Lavori fatti durante il periodo del lockdown, lavori che hanno consentito a ditte locali di poter lavorare, di poter introitare qualche guadagno in questo periodo in cui sappiamo bene ci sono tante problematiche. Quando si parla di ufficio tecnico logistico significa che sono diversi gli ambiti in cui interviene? L'ufficio tecnico logistico è della Polizia di Stato, quindi opera non solo per la Questura, opera per la Polizia Stradale, opera per la Polizia Ferroviaria, opera anche per la Polizia Postale, quindi è un ufficio di staff importante, il cui dirigente ha delle responsabilità anche di natura economica, aziendale, perché è sostanzialmente la parte aziendale che si occupa di quello che è il marketing della Polizia di Stato. E quindi noi siamo sicuramente felici che il personale possa lavorare in condizioni eccellenti, sia dal punto di vista della logistica vera e propria, ma anche delle suppellettili che sono state messe a disposizione, perché abbiamo rifatto l'intero arredamento, ricablato tutte le linee telefoniche, il sistema, c'è un sistema di videosorveglianza con la Questura. È sicuramente una dei tasselli in questa opera che si sta cercando di fare sul territorio, come avverrà per la nuova sala operativa quando sarà completata, come avverrà per la nuova Questura, dove i lavori sono in itinere, non è che ce ne siamo dimenticati. A breve dovrebbe uscire il bando, spero entro la fine dell'anno. Quante persone operano e lavorano in questa sede? In questa sede sono circa una trentina di persone, tra agenti, assistenti, sovrintendenti e personale civile. Per questo progetto lei è stato supportato anche dalla sua equip tecnica e della Questura? Sì, diciamo che questo progetto, se non c'è l'entusiasmo, e quindi questo devo riconoscerlo ai miei funzionari che mi hanno seguito, il personale anche è stato vicino in questo percorso. È un percorso che è iniziato diciamo un po' dopo dal mio arrivo, perché inizialmente qui doveva, come ho detto prima, sorgere un ufficio di tipo diverso, che poi non si è realizzato, e quindi abbiamo dovuto interessare Roma e sono venuti i colleghi da Roma e hanno supportato in questa progettualità, dicendo come avremmo dovuto fare per riuscire a ottenere questi fondi. Ovviamente bisogna saper chiedere, bisogna non esagerare nel chiedere, perché a volte è quello che accade, no? Se ci sono esagerazioni poi non si possono ottenere determinate situazioni.
Sono uffici aperti al pubblico questi? No, sono uffici di, appunto, come dicevo prima, non sono aperti al pubblico, sono uffici di staff, quindi non hanno un contatto diretto con il pubblico, ad esempio con i titolari di alberghi o ristoranti per quanto riguarda il personale che è alloggiato o viene assegnato per il vitto, solo questo. È una struttura che avete messo a sistema interamente o ci sono ancora delle aree che devono essere recuperate? Questa struttura è stata completamente risistemata, veramente in modo egregio, e per quanto riguarda noi non ci sono in questa struttura altre aree da mettere a sistema. L'inaugurazione con il prefetto Tombesi che ha lasciato Crotone. Allora, in realtà come ho detto anche ieri, non si è trattato di un'inaugurazione ufficiale, si è trattato di un avvio dell'ufficio, perché dato il lockdown, dati i problemi che ci sono in questo periodo, questo ufficio avrebbe meritato un'inaugurazione vera e propria con la presenza o del capo polizia o di qualcuno dei vice capi. Io avevo già parlato verso settembre con il prefetto Vaccaro, che è il direttore centrale dei servizi tecnico-logistici, però come sappiamo questo periodo storico non consente di fare manifestazioni ufficiali e quindi attendiamo tempi migliori e speriamo che al più presto possiamo operare una inaugurazione come è giusto che sia per questo territorio e per questa città e per la Polizia di Stato di Crotone. Quindi lei desidera che questo territorio, ma anche il personale, abbia degli uffici adeguati perché chiaramente si lavora meglio, si lavora in un ambiente più anche tecnologico, no? Insomma, per quanto riguarda determinate cose. E questo significa che non solo il controllo, ma il suo impegno è anche rivolto a quello di migliorare la qualità del servizio per i funzionari, per i poliziotti, per chi lavora a Crotone. È stato uno dei principali obiettivi che mi sono posto appena arrivato. Il fatto che qui si delocalizzi l'ufficio tecnologistico ha comportato che in questura si siano degli spazi nuovi da riutilizzare e da riassegnare, e anche lì stiamo intervenendo con una spesa anche lì importante per riqualificare alcuni spazi e ridare la possibilità al personale di avere degli spazi adeguati anche in virtù delle norme anti-Covid per il discorso del diradamento che ci deve essere negli uffici. L'obiettivo è quello, sin dal 4 giugno 2018 mi sono posto, la questura nuova. È difficile che vedrò la posa della prima pietra perché i tempi tecnici a causa del Covid si sono allungati moltissimo, però ripeto, come ho detto prima, verosimilmente a fine anno uscirà il bando, quindi significa che siamo sulla strada giusta. Io ricordo benissimo che l'8 gennaio del 2019 ho liberato completamente quell'area e da febbraio poi è stata data al provveditorato alle opere pubbliche per tutto quello che sono le attività che bisognava fare. In questo c'è una costante interlocuzione, ogni 15 giorni non nascondo che chiamo provveditorato per sapere a che punto sono, lo stesso fa la mia direzione centrale dei servizi tecnico e logistici. Si tratta di cifre importanti, stiamo parlando di 29 milioni di euro che vengono portati sul territorio, e come è accaduto per questa struttura, con somme sicuramente minori, quello porta sul territorio sicuramente un benessere generale, perché comunque fa girare l'economia. E i poliziotti sono soddisfatti di questi cambiamenti che stanno avvenendo e che comunque li mette in una condizione di qualità di vita migliore? Spero di sì, io immagino di sì e spero di sì. Poi non sta a me fare valutazioni perché sarebbe egoisticamente eccessivo, quindi diciamo che gli altri debbono giudicare l'operato di un buon dirigente, di un buon manager. Io ci metto tutto il mio impegno quotidianamente e come dico spesso è come se l'azienda fosse mia, è un'azienda statale, ma io ragiono come se fosse mia, quindi questo comporta che devi metterci ogni giorno l'impegno, perché se l'azienda va male è un problema poi tuo, non di altri. Diciamo che questo è un regalo anche alla città per il Natale, aprire questi uffici e soprattutto far capire come ci si impegna perché questa nostra realtà possa avere delle strutture adeguate. È un impegno per il territorio, come ho detto all'inizio, poter far lavorare un'azienda edile
crotonese, della provincia di Crotone, nel periodo del lockdown non è stato facile, l'ho fatto passare come era giusto che fosse un'attività in ambito strategico, e quindi il territorio va aiutato, e questi sono sicuramente dei segnali che vengono dal mio dipartimento, dal capo della polizia, perché questo territorio si possa risollevare.